Non ci vuole molto per stimolare i circuiti elettromagnetici del corpo umano. Infatti, basta un piccolo cambiamento nell'ambiente locale per creare un cambiamento nella consapevolezza. Le persone che visitano antichi templi e siti megalitici spesso descrivono una tale sensazione. La spiegazione standard è che tali sensazioni non sono altro che un fattore wow. Il risultato di stimoli visivi dall'impressione travolgente generata da costruzioni megalitiche come cerchi di pietre, antichi templi e piramidi. Ma l'evidenza accumulativa dimostra il contrario, che i megaliti e altri antichi luoghi sacri stanno effettivamente attraendo, immagazzinando, persino generando il proprio campo energetico, creando il tipo di ambiente in cui si può entrare in uno stato alterato di coscienza. Nel 1983 l'ingegnere Charles Brooker intraprese uno studio completo per localizzare il magnetismo nei luoghi sacri. Il soggetto dei test era il cerchio di pietre di Roll Wright in Inghilterra. Un'indagine magnetometrica del sito ha rivelato come una banda di forza magnetica viene attratta nel cerchio di pietre attraverso una stretta fessura di pietre che funge da ingresso. La fascia poi si muove a spirale verso il centro del cerchio come se scendesse nella tana di un coniglio. Si è anche scoperto che due delle pietre occidentali del cerchio pulsano come anelli concentrici di corrente alternata, simili a increspature in uno stagno. L'analisi ha portato Brooker ad affermare come l'intensità media del campo geomagnetico all'interno del cerchio fosse significativamente inferiore a quella misurata all'esterno, come se le pietre agissero come uno scudo. Tali scoperte ci aiutano a decifrare ciò che facevano gli antichi quando costruirono strutture megalitiche. Al Tempio di Edfu, in Egitto, c'è un muro che presenta quello che equivale a un sistema per stabilire uno spazio che differisce energeticamente dal paesaggio circostante, un tempio. Le istruzioni descrivono come alcuni dei creatori stabilirono per la prima volta un tumulo e trafissero un serpente sul posto. Dopodiché una speciale forza della natura impregnò il tumulo, il che portò alla costruzione del tempio fisico. Il simbolo del serpente è sempre stato una metafora culturale condivisa dalle linee di forza serpeggianti della Terra, quella che gli scienziati chiamano correnti telluriche. Sembra che gli antichi architetti avessero un buon grado di controllo delle leggi della natura, perché un recente studio dei campi di energia all'interno e intorno ad Avebury, il più grande cerchio di pietre del mondo, mostra come i suoi megaliti siano progettati per attirare una corrente di terra nel sito. Gli elettrodi piantati ad Avebury rivelano come il suo fossato circolare interrompa la trasmissione della corrente tellurica del terreno e conduca l'elettricità nel fossato, concentrando in effetti l'energia e rilasciandola all'ingresso del sito, a volte al doppio della velocità del terreno circostante. Le letture magnetiche ad Avebury si esauriscono di notte ad un livello molto più grande di quello che può essere spiegato in circostanze naturali. Si caricano all'alba, con la corrente tellurica del terreno attratta dalla terra circostante proprio quando le fluttuazioni magnetiche del sito raggiungono il suo massimo. Gli studi condotti dal defunto fisico John Burke hanno anche scoperto come le pietre di Avebury siano deliberatamente posizionate e allineate in modo da focalizzare le correnti elettromagnetiche per fluire in una direzione premeditata, utilizzando un principio identico ai moderni collisori di particelle atomiche,
in cui gli ioni sospesi nell'aria sono guidati in una direzione. L'effetto dei luoghi sacri, che si comportano come concentratori di energia elettromagnetica, è esaltato dalla scelta della pietra. Spesso spostata su enormi distanze, la pietra utilizzata nei siti megalitici contiene notevoli quantità di magnetite. La combinazione fa sì che le aste si comportino come deboli, anche se enormi, calamite. Ciò ha una profonda influenza sul corpo umano, in particolare sul ferro disciolto che scorre nei vasi sanguigni, per non parlare dei milioni di particelle di magnetite che galleggiano all'interno del cranio e della ghiandola pineale, che a sua volta è molto sensibile ai campi geomagnetici e la cui stimolazione avvia la produzione di sostanze chimiche come il pinolene e la serotonina, che a sua volta porta alla creazione dell'allucinogeno DMT. In un ambiente in cui l'intensità del campo geomagnetico è diminuita, è noto che le persone sperimentano stati psichici e sciamanici. Un'indagine esaustiva nella regione francese di Carnac, dove si concentrano circa 80.000 megaliti, rivela una tecnologia simile. All'inizio, il principale ricercatore, l'ingegnere elettrico Pierre Mereux, era scettico sul fatto che i siti megalitici possedessero poteri speciali. Lo studio di Mereux su Carnac mostra come i suoi dolmen amplificano e rilasciano energia tellurica durante il giorno, con letture più forti che si verificano all'alba. Le variazioni di tensione e magnetiche sono correlate e seguono un fenomeno noto come induzione elettrica. Secondo Mereux, il dolmen si comporta come una bobina o un solenoide in cui vengono indotte correnti, provocate dalle variazioni più deboli o più forti del campo magnetico circostante. Ma questi fenomeni non si producono con alcuna intensità, a meno che il dolmen non sia costruito con rocce cristalline ricche di quarzo, come il granito. Le sue letture dei menhir rivelano un'energia che pulsa a intervalli regolari alla base, carica positivamente e negativamente, fino a 10 metri da questi monoliti verticali. Le pulsazioni estreme si riciclano ogni 70 minuti circa, dimostrando che i menhir si caricano e si scaricano regolarmente. La composizione delle pietre e la loro capacità di condurre energia non è sfuggita a Mereux e ad altri. Essendo molto ricche di quarzo, le rocce appositamente scelte sono piezoelettriche, vale a dire che generano elettricità quando vengono compresse o sottoposte a vibrazioni. I megaliti di Carnac, posizionati come sono, su 31 fratture della zona sismica più attiva della Francia, sarebbero in un costante stato di vibrazione, rendendo le pietre elettromagneticamente attive. Dimostra che i menhir non sono stati collocati in questo luogo per caso, ma perché la loro presenza e il loro orientamento sono in relazione diretta con il magnetismo terrestre. Le tradizioni degli antichi misteri di tutto il mondo condividono un aspetto peculiare. Sostengono come alcuni luoghi sulla faccia della Terra possiedano una maggiore concentrazione di potere rispetto ad altri. Questi siti, chiamati macchie del cerbiatto dagli Hopi, alla fine divennero le fondamenta di molti siti sacri e strutture templari che vediamo oggi. Ciò che è interessante è che ogni cultura sostiene che questi luoghi speciali sono collegati con i cieli da un tubo cavo o da una canna, e da questa connessione ombelicale è in grado di interagire con l'aldilà durante il rituale. Nel 2008 la NASA aveva inconsapevolmente dimostrato che questa osservazione era vera, quando pubblicò i dettagli di un'indagine sugli FTE, o eventi di trasferimento di flusso, in cui questa organizzazione descrive come la Terra sia collegata al Sole da una rete di portali magnetici che si aprono ogni 8 minuti.
Tali scoperte aiutano a convalidare, all'occhio scientifico, la credenza di lunga data da parte di sensitivi e rabdomanti, sin dalla registrazione della storia, che i siti megalitici e gli antichi templi sono luoghi separati dal mondo normale, dove una persona può connettersi con luoghi ben oltre quella sfera planetaria. Certamente, gli antichi sacerdoti egizi consideravano il tempio molto più di un conglomerato di pietre morte. Ogni alba risvegliavano ogni stanza con orazioni, trattando il tempio come un organismo vivente che dorme di notte e si sveglia all'alba.